Sì, dunque un'iniziativa che è venuta fuori dal sottoscritto, che poi ha coinvolto chiaramente il fotoclub del quale faccio parte, e quindi ecco, proprio perché in questi giorni abbiamo diverse mostre grazie alle foto che avevamo, che hanno messo da parte 50-100 anni fa, e quindi ecco, ora noi cercheremo di metterle da parte, perché con i file, con i telefonini, non si sa che fine faranno. Noi le stamperemo in carta, le metteremo dentro una cassaforte e probabilmente fra 80 anni ci ritroveremo tutti qui e riguarderemo queste foto. Mi raccomando, l'appuntamento è fra 80 anni qui. Soli 80? Sì, intanto si comincia, poi dopo si comincia a guardarle, va bene. Allora, l'appello quindi a coloro che volessero partecipare, che cosa devono fare? Degli scatti della città di Arezzo? Degli scatti fatti per tutto il 2013 è compreso, quindi anche quegli scatti che hanno in casa. Quindi ecco, di cose che sono nella città, avvenimenti, monumenti, eccetera, eccetera. Tutto quello che è avvenuto nella città nel 2013. Poi io spero di farlo anche nel 2014, eccetera. Poi per quanto riguarda come fare ad inviarle, ecco, la parola a Alberto Santini, che è quello che ha ideato il sito e che quindi ne sa più di me. Ecco, che quindi trasforma tutto ciò che insomma è fotografia in rete. Come devono fare i cittadini? Allora, ci si collega tramite web al sito fotozoom.it con la F, non con il PH come di solito può capitare. Fotozoom.it, c'è una sezione dedicata dove c'è appunto questa immagine, basta cliccare l'immagine e si arriva in una sezione appositamente studiata per caricare le foto, i file, e poi c'è un semplice linkettino per confermare l'adesione tramite PayPal, dove c'è da pagare una piccolissima quota. Semplicissimo.